Non arrendersi mai è una bella verità. Se ci penso però che fatica si fa. Abbracciati ad un filo sospeso nel cielo e dare sempre il meglio che hai. Ma guarda, guarda all'orizzonte, il sole nasce e muore per te. Festeggeremo il suo tramonto, un altro giorno sulla terra io e te. Bella musica DJ, por favor, il suo tramonto, un altro giorno sulla terra io e te. Questa canzone me la sento sempre perché mi fa ricordare, si chiama È di Dolce Nero, è bellissimo, me la sento a volte a ripetizione, un altro giorno sulla terra, che indica proprio che, cioè, noi siamo sulla terra ma siamo di passaggio, perché siamo di un'altra dimensione. Nel frattempo che aspettiamo altri, buonasera, intanto che vi siete collegati, io non so chi voi siate, scrivete qua sotto. Mamma mia, sta facendo un caldo atroce. Allora, adesso iniziamo perché sono le 9, aspettate. Amore per te, festeggeremo il suo tramonto, un altro giorno sulla terra io e te. Allora ragazzi, benvenuti, aspettate un secondo che metto un po' di musica love. Ah no, aspetta, questa qua è un po' troppo triste, non mi piace. Allora, mettiamo un bel 11-11. Allora, ci mettiamo proprio questa che mi piace tantissimo. Ci siete ragazzi? Ah! Nel frattempo siete arrivati a 4. Come state? Come state? Allora, stasera è una serata particolare perché praticamente io, allora, questo argomento nasce perché l'altro giorno mi avete chiesto sul canale, ma me lo chiedete sempre, di fare un video su chi sono gli angeli terreni e come sapere chi è un angelo terreno, quindi come sapere se anche tu sei un angelo terreno. E siccome in realtà, diciamo, ci sono tanti tipi di... non ci stanno solo gli angeli terreni, ci stanno anche gli angeli incarnati, gli elementali, i saggi. Poi se vi interessano questi argomenti possiamo fare altre dirette, perché a che serve sapere queste cose? Serve per non sentirci soli, cioè per sapere che comunque alcune cose che noi viviamo nella vita, soprattutto cose che noi apparentemente sono negative, in realtà le viviamo perché apparteniamo a dei reami angelici. Infatti io dico sempre che noi non siamo degli umani, siamo degli esseri multidimensionali che stanno avendo un'esperienza terrena. Noi viviamo in più dimensioni parallele. E capire questi concetti ci aiuta a prendere anche la vita con molta più leggerezza, con molto più entusiasmo, con molta più leggerezza, perché tante volte noi, cioè, ci affondiamo nei problemi, no? Nelle negatività, ma in realtà cioè, la vita è molto più semplice, è un gioco. A me piace sempre usare questa metafora della vita come gioco. Ma bando alle ciance e vediamo subito se anche tu sei un angelo terreno. Intanto ragazzi, scrivetemi chi siete, da dove venite, da dove chiamate, chi siete, perché io non vi riesco a vedere chi siete, quindi se mi scrivete un buonasera, un ciao, io sono contenta. Ecco, vedo un pollicione. Allora, innanzitutto iniziamo a vedere la prima caratteristica degli angeli terreni. Allora, rullo di tamburi. La prima caratteristica di un angelo terreno è che tu sei qui per qualcosa, senti che di essere qui per qualcosa di più grande di te. Senti che c'è una chiamata, c'è qualcosa che ti spinge a non rimanere nella tua zona di comfort e a espanderti. Senti questa chiamata come una grande missione. Io questa cosa l'ho sempre sentita, questa forte chiamata, no?
anche se tu ancora non sei bene fino in fondo. Buonasera Lea, ciao. Anche se tu non sai bene qual è, perché stai qua, cioè tu sai che sei qui per aiutare delle persone, però non sai ancora bene qual è questa tua missione. Però appunto, allora ti spiego questa cosa brevemente. Quando ci incarniamo come terreni, come uomini, noi dobbiamo praticamente attraversiamo il cosiddetto, quello che viene chiamato velo di Maya, velo dell'illusione, come la Matrix, come la vuoi chiamare tu. È comunque un'illusione, è tutta un'illusione. Quello che tu vedi in realtà non è tanto reale, cioè è tutta una tua proiezione della tua mente. E quando praticamente noi scendiamo in questa dimensione molto densa, molto, come ti posso dire, molto materiale, praticamente cioè viene fatto un reset, ci dimentichiamo tutto e ci dimentichiamo pure perché siamo qua. Ma questo è il bello di questa cosa, perché se noi ci ricordassimo tutto sarebbe una palla, finirebbe il gioco. Ricordati che questa vita è un gioco e ovviamente è un gioco in cui devi scoprire le regole di questo gioco e è una di queste, di questi, diciamo, come dire, trucchetti, non lo so, è quello di dimenticarci del motivo per cui siamo qua. Però poi, ovviamente, man mano che tu evolvi come anima e ti ricordi, ecco perché è importante il ricordo di sé, ti ricordi chi sei veramente, ti ricordi anche che hai una missione, che sei qua per un motivo. Infatti, tanta gente, io con molte delle mie clienti, quando si rivolgono a me, le persone sono tristi, magari hanno problemi relazionali, hanno problemi di dipendenze. E io gli chiedo sempre: ma tu lo sai qual è la tua missione dell'anima? Qual è il motivo per cui stai qua? E spesso la gente rimane spiazzata, perché per me è stato così. Cioè io sono, quando ho avuto i miei momenti più bui era perché non sapevo che cazzarola ero venuta a fare qua su questo pianeta. Quando l'ho scoperto, e ancora sono in fase di scoperta, perché figuriamoci se l'anima poi ci lascia così, quella si diverte a farci scoprire le cose lentamente. Però quando io ho scoperto un pezzettino e dopo un altro ancora, ho capito il motivo per cui ero qui. A un certo punto mi sono illuminata e ho iniziato a sentirmi veramente felice perché avevo uno scopo, un obiettivo. Quindi la prima caratteristica è che sai che c'è qualcosa di più grande di te che ti sta chiamando e che uno dei tuoi scopi della tua vita è proprio quello di scoprire qual è la tua missione. Scrivimi qua sotto nei commenti se anche tu hai sentito questa chiamata. Ecco, scrivimi qua sotto. Poi passiamo al secondo punto. Allora, se ecco un'altra caratteristica di un angelo terreno, quindi tu sei un angelo terreno se, attenzione, se sei capace di vedere oltre la Matrix. Allora, come vi ho detto prima, questo è un mondo dominato dall'illusione, dominato anche dalla dualità. Cioè, presente il Tao, facciamo prima col simbolo del Tao, il Tao, quel simbolo cinese, in cui ci sono queste due metà, no? Il bianco e il nero. Questa è una metafora proprio di questa dimensione, la dimensione della dualità. Che significa? Significa che tante volte noi tendiamo a vedere le cose in due modi: quella persona o è brava o è cattiva, nella politica, la destra e la sinistra, anche nelle mani, la destra e la sinistra, oppure a vedere tutto bianco e nero. Quindi o fai una cosa in un modo o la fai in un'altra. Non ci sono delle. In realtà questa dualità fa parte sempre del gioco della Matrix, non è così. E quindi tu, quando sei consapevole di questa cosa, praticamente tendi a anche le difficoltà. C'è un detto cinese, allora c'è la parola crisi in cinese, è formato da due parole. Io lo so perché ho studiato il cinese, però anche se non avessi studiato, comunque la parola cinese per crisi è formata dalle parole veiji, che significa crisi, una parola, ji, opportunità. Quindi sei capace di vedere l'opportunità nella crisi, perché sai
che in realtà è tutta una grande illusione. Quindi quando praticamente tu riesci a capire che i tuoi momenti più dolorosi e più difficoltosi della tua vita in realtà sono benedizioni che ti capitano per evolvere, ok? In quella cosa lì, cioè se tu riesci a essere consapevole di questo, allora molto probabilmente sei un angelo terreno, perché gli angeli terreni, noi angeli terreni incarnati, siamo capaci di vedere oltre le cose superficiali, ok? L'aspetto superficiale della realtà. Vediamo in ogni difficoltà, ci vediamo delle opportunità, delle occasioni per crescere, per rinascere, ok? Per esempio, che ne so, adesso stai attraversando una fase in cui no, hai problemi di lavoro, perfetto. Magari sicuramente stai pensando, ok, mi hanno licenziato, che ne so, c'è un licenziamento in corso, mi hanno licenziato perché fondamentalmente sto lavoro non me ne fregava una ceppa e quindi questa cosa è stata una cosa buona per me. Ok? È stato buono che mi hanno licenziato perché vuol dire che quella non era la direzione in cui vuole andare la mia anima. È una direzione indirezionabile. Un'altra caratteristica degli angeli terreni è che si inventano le parole. Quindi è una cosa che la mia anima non voleva e di conseguenza è una cosa buona perché vuol dire che mi devo focalizzare da un'altra parte. Devo trovare, adesso è arrivato il momento, finalmente adesso è arrivato il 2020, il momento di trovare la mia vera missione dell'anima. Ok, spero che questa cosa sia stata chiara. Scrivimi qua sotto se anche tu senti questa cosa, cioè se vedi in ogni momento di dolore e di difficoltà delle opportunità. Terza caratteristica di un angelo terreno. Sei super sensibile. Qualcuno ha rotto qualche piatto. Non so se sono angeli terreni, non lo so. Sei super sensibile. Gli angeli terreni di solito sono persone molto empatiche, molto che capiscono gli altri, ma hanno anche molte sensibilità. Allora, la sensibilità. Allora, immagina di un angelo terreno che non è un angelo che non è sensibile, cioè non è un angelo, è un diavolo. Questa sensibilità, questa caratteristica rimane anche dopo aver attraversato il velo dell'illusione, dopo esserci incarnati, quindi ci rimane forte. Quindi se sei una persona che ti senti super sensibile, che appena vedi uno che piange, piangi pure tu, che appena vedi un film strappalacrime diventi una cascata vivente, che comunque le persone vengono da te, anche persone strane ti vengono a raccontare le cose. Non so se ti è successo, ma a me succede sempre. Che tipo, a parte mi piace proprio pure a me parlare con gli estranei, ma persone strane ti vengono proprio a raccontare, magari attaccano pure dei bei pipponi. Però è divertente perché comunque, vabbè, è bello parlare con le persone, a me piace. Vengono da te e iniziano a sfogarsi, a raccontarti dei loro problemi. Questa, tra l'altro, è una cosa che può essere sia positiva perché vieni percepito come una persona estremamente empatica, ma può anche essere una cosa negativa perché comunque devi imparare a schermarti. Infatti, una volta che tu hai percepito questa cosa, che sei super sensibile, devi praticamente imparare a proteggere le tue energie. È una cosa fondamentale, altrimenti va a finire che te le fai risucchiare. E questo non è buono, perché noi come angeli terreni abbiamo bisogno di tanta energia per portare avanti la nostra missione di portare appunto pace, e amore nel mondo. Se ci lasciamo risucchiare l'energia, sia perché non curiamo noi stessi, quindi pensiamo prima agli altri e poi a noi, non va bene. Suona il campanello d'allarme, non va bene, devi prima pensare a te stesso e poi pensare agli altri. Dici, Gio, ma questo è egoismo? Assolutamente no, è una forma benefica di egoismo. Tra l'altro, quando stai sull'aereo, non so se hai presente, ma quando succede qualcosa ti dicono, prima mettiti tu la mascherina e poi a tuo figlio. Questa è una cosa che a me è rimasta sempre impressa. Tu, se non stai bene tu, dimmi tu come fai ad aiutare gli altri. Quindi impara a proteggere le tue energie. Magari farò qualche video se vi interessa su come preservare le tue energie.
E infatti, una volta che è avvenuto questo risveglio, impari anche a mettere dei confini sani con le persone, impari l'assertività. Io ho un intero corso sul mio gruppo privato, che si chiama Brilla come una dea. Ho un corso su come, essere assertivi, perché io, per esempio, nella mia vita ho sofferto tanto proprio perché volevo sempre piacere a tutti, volevo far contenti tutti quanti e mi stavo prosciugando. E invece gli angeli terreni, se sei un angelo terreno, ti invito ad imparare l'assertività. Se vuoi, puoi anche entrare nel mio gruppo privato e lì c'è appunto il corso. Ne ho fatto un videocorso bello, sostanzioso, su come essere assertivi, su come imparare a dire no, su come imparare a difenderci. Ok? Tra l'altro, questo eccesso di sensibilità può anche tramutarsi in delle praticamente, cioè ad esempio, gli angeli terreni sono molto attenti al cibo, quindi devi stare molto attento al cibo che mangi. Perché sarai sicuramente molto sensibile, per esempio io evito di mangiare roba confezionata, prodotti confezionati, prodotti industriali, mangio molto naturale, mangio anche i proteine animali, non la carne, però sempre comunque di animali felici che sono vissuti allo stato brado, all'aperto, perché è comunque roba non confezionata assolutamente, perché comunque le cose confezionate, quindi... succhi di frutta, bibite gassate, cibi pronti, proprio escludili a priori perché ti fanno male. Essendo che sei super sensibile, devi evitare ogni roba troppo lavorata, con troppi ingredienti. Più meno ingredienti ci stanno in un cibo e più ti faranno bene come angelo terreno. Ok? Questo serve per proteggere la tua energia, per avere tanta energia sia per te stesso, per portare avanti la tua missione, sia per aiutare altre persone, ok? Poi, quarto segno, buonasera Jennifer. Sì, vedo solo alcuni purtroppo, vedo Lea, vedo Jennifer, non vedo altre persone, quindi se volete scrivetemi. Poi, un altro segno che sei un angelo terreno è che non ti senti mai sola, sai che sei connessa. E che sei connessa ad un potere più alto. Io, per allora, uno dei, diciamo, delle cose più, come ti posso dire, dei mali di questa società del giorno d'oggi è questo senso di solitudine, no? Che ci porta anche a stare sempre col cellulare in mano, a vedere se ci hanno scritto, oppure a essere. Cioè, a chiedere sempre attenzione, perché praticamente noi ci siamo dimenticati che in realtà siamo sempre connessi. Eccola! Buonasera Anna, ciao! E ci siamo dimenticati che in realtà noi siamo sempre connessi ad un potere divino, ad un potere superiore. Quindi la solitudine fa parte sempre di quel velo di Maya, di quel velo dell'illusione di cui ti parlavo prima. In realtà non esiste, è solo un inganno della Matrix. La solitudine scordatela, non esiste. Quindi sentiti connessa. Infatti, gli angeli terreni sentono molto la presenza degli angeli vicino a sé, di altri angeli. C'è sempre un team di angeli che stanno sempre vicino a te. E se li chiami perché loro vogliono essere chiamati, non cioè, gli angeli non amano infrangere il libero arbitrio. Quindi, se tu non li ha, se tu non li, non li chiami, loro non si manifestano nella tua vita. Quindi, chiamali se hai bisogno di loro. Se ti senti sola, se ti senti disperata, chiedi aiuto agli angeli. In particolare, c'è il mio mito che è l'arcangelo Michele, che lui ha questa spada che prende, ti aiuta anche a tagliare i cordoni energetici con delle persone che magari a cui hai, diciamo, ti sei attaccata involontariamente e che ti sta prosciugando energia. Quindi vai a vedere sul mio canale YouTube, c'è sempre una meditazione che ho fatto proprio per tagliare i cordoni energetici con persone che ti stanno risucchiando la tua energia. Quindi senti gli angeli, sai che sono vicino a te e sentiti sempre amata e sostenuta perché è così. Un angelo terreno sa nel profondo del suo cuore che è sempre amato e sempre sostenuto. Alright, I hope so. Quinto segno, ti senti diversa,
ti senti diversa dagli altri. Allora, io soprattutto quando ero piccola ce l'avevo questo fatto che mi sentivo sempre diversa, sempre ingenua. Aspettate che leggo un attimo perché mi sono scritta delle cose. Però praticamente la cosa che devi fare in questo caso è embrace the difference, cioè abbraccia la tua diversità, accogli questa tua diversità, questo tuo essere particolarmente empatica, particolarmente strana, che c'hai questi interessi particolari, magari ecco, ti interessano gli angeli, ti interessa scoprire qual è la tua missione, perché fuori nel mondo purtroppo le persone, io mi sto accorgendo sempre di più, sono addormentate. Se tu invece ti senti un risvegliato, senti di essere qualcosa di più, senti che c'è una chiamata, non devi rinnegarla soltanto perché gli altri stanno dormendo, non fa nulla, arriverà il loro momento, si sveglieranno anche loro e capiranno perché sono qui. Nel frattempo tu devi essere un esempio. Infatti Gandhi diceva sì, l'esempio che vuoi vedere nel mondo. Se ti senti questa chiamata, se ti senti di essere interessata a cose a cui gli altri stanno, non si interessano, non fa nulla, vai dritto come un treno verso la tua missione, ok? E inizia a chiederti, per esempio, per scoprire proprio la tua missione qual è, inizia a chiederti di cosa sei curiosa. Ecco, per esempio, che cosa vai cercando su Google, su Facebook, su dove ti pare a te, su YouTube, nei momenti morti? Qual è la tua ossessione? Magari hai un problema anche che stai cercando di risolvere e diventa la tua ossessione. Vedi di che cosa ti incuriosisce, magari ti appassiona l'alimentazione, la cucina sana, le vite passate, non lo so, scrivimi qua sotto qual è la tua passione, io ci tengo. Scrivimelo adesso, dai, che cosa fai nel tempo libero che proprio, cioè che faresti anche se i soldi non fossero un problema, tipo se ci avessi a disposizione tutto il tempo, no, facciamo il contrario, se avessi solo 6 mesi di vita. Che cosa faresti? Che cosa ti metteresti a fare per aiutare te stessa e gli altri? Questa è una domanda fondamentale che ti puoi porre per capire qual è il tuo scopo di vita. Quindi chiediti quali sono i miei doni, i miei talenti che posso mettere a frutto a disposizione degli altri. Però una domanda ancora più, diciamo, bella, forte, è questa. Se avessi a disposizione 6 mesi della mia vita da oggi, cosa farei? Qual è il dono che metterei a disposizione degli altri? Cosa farei per me stessa e per gli altri? Scrivimi qua sotto perché ci tengo, perché sta cosa a me mi infuoca. Anche se non sei. Allora, non importa se adesso non ti senti pronto, non ti senti perfetto, non fa niente, noi non dobbiamo essere perfetti per partire. Io stessa non mi sento, cioè io ti sto facendo questo video, ma non è che, buonasera Agata, ma non è che io mi sento perfetta, che so tutto, che ti devo dire, cioè no, io comunque sono partita, vai, prendiamo il, vai, iniziamo a dire, iniziamo a... Ho iniziato a condividere con voi, con le persone che mi seguono, le mie passioni, i miei interessi. Non è che io so su un pozzo di scienza, lo senti pure da come parlo, mi piace essere anche, magari, cioè sicuramente c'ho dei problemi di dizione, di italiano, non lo so, di grammatica, che magari non mi so esprimere proprio alla perfezione, però non fa niente. Ah, buonasera Agata, ciao, due Agate abbiamo stasera. Sicuramente non sarò questa cima di intelligenza, ma non mi importa. Io intanto inizio a condividere le cose che mi appassionano. E lo stesso devi fare tu, non aspettare di essere perfetta. Pure i video, dici, oddio, voglio fare i video come fa Giorgia, però c'ho vergogna. Ma che fa? Intanto inizia a farli. Se vedessi il mio primo video faceva proprio schifo. E anche adesso non lo so sinceramente se i miei video, cioè comunque stanno fatti col cellulare, non c'ho assolutamente nessuna pretesa di fare le cose perfette, ma intanto le faccio perché so che il mio messaggio, comunque a me mi scrivono le persone, Giorgia mi hai aiutato a fare questo, ovviamente non sono io, cioè io sono semplicemente un canale attraverso cui, cioè non un canale, un programma, un canale di
un canale di luce, lo voglio dire, e attraverso cui arrivano le informazioni dall'alto e io le do a voi, semplicemente un canale, cioè mi sono permessa di esserlo, ho detto fai, cioè veramente usatemi per convogliare quello che deve essere convogliato alle persone e fatelo attraverso di me, nient'altro. E lo stesso devi fare tu. Chiedi, se non sai qual è la tua missione, chiedi all'universo qual è la mia missione, non ti aspettare una risposta immediata, potrà anche esserci, non lo sto negando, però inizia a chiedere ad aprirti, ad essere un canale di luce. Perché lo sei, soprattutto se mi stai guardando, vuol dire che queste cose ti interessano. Quindi inizia a sentirti come un canale di luce e a chiedere all'universo di darti qual è la tua, di dirti qual è la tua missione. Non devi sapere tutto il progetto finale, perfetto, tanto non te lo dicono. Ti sveleranno passettino per passettino una volta che inizierai a metterti in moto per realizzare quella cosa. Io pure non lo so bene quello che sto facendo. Non so bene quale è il fine ultimo, quale sarà l'ultimo, però mi arrivano pezzo per pezzo le idee da proporvi, le cose da fare e non pretendo di sapere tutto, ok? Di sapere tutto il puzzle finale. Però so che se sto con questo spirito e se mi godo il viaggio, questa cosa, cioè, mi arriveranno, ok? L'importante è metterti in una posizione molto di umiltà, sì. Infatti questo è quello che faccio, cioè mi metto come veramente al servizio, ok? Di questo grande potere divino che mi ha creata e dico, ok, fammi arrivare le informazioni utili. Lo stesso devi fare tu, non devi pretendere di sapere adesso tutto, semplicemente chiedi e questa risposta ti arriverà magari nei sogni. Ecco, un altro segno che sei un angelo terreno e che a me per esempio succede sempre è che i tuoi sogni a volte sono molto più vividi della realtà. Cioè io per esempio quando a volte mi sveglio, a parte che mi ricordo tutto, cioè mi ricordo un sacco di roba che vivo, ma quando mi sveglio mi sembra più reale. Infatti per esempio oggi pure mi è successa una cosa, ho sognato tanto, quando mi sono svegliata, a parte che mi sono ricordata tutto. Ma praticamente mentre stavo camminando con i miei cani, perché dopo sono andata a fare una passeggiata, praticamente non sapevo se quello che stavo vivendo era un sogno o era la realtà. Non so se ti capita pure a te, scrivimi qua sotto, così penso che non sono pazza. Ti giuro, te lo giuro, io a volte non so, cioè sono talmente veramente così forti, vividi. Questi sogni che io non so se sono veri o sono sogno, cioè te lo giuro. E se pure a te ti capitano queste cose, sicuramente anche tu sei un angelo terreno, perché noi vi prende il sogno, poi magari ne farò un altro video se vi interessa, non è nient'altro che un'altra dimensione, una dimensione parallela. E di conseguenza per questo noi la viviamo così vividamente, perché da angeli terreni risvegliati possiamo navigare in tante dimensioni, come le sliding doors. C'è presente il film Sliding Doors? Perfetto. Si aprono tante dimensioni contemporaneamente e quando tu te lo permetti, riesci anche ad entrare in altre dimensioni proprio parallelamente. Alice ha scritto: i sogni che quasi sembrano realtà. Esatto, Alice. Allora, anche tu sei un bellissimo angelo, un angelo terreno. Ok, però poi. Ah, tra l'altro, parlando del fatto che ti senti diversa, perché poi io, vabbè, zompetto un po' tra le varie dimensioni. Questa cosa del sentirsi diversa piano piano si supera, ok? Quindi è una cosa molto, è una cosa momentanea, perché all'inizio tu cerchi di piacere a tutti, vuoi accondiscendere, come si dice? No, accondiscendere, vuoi insomma compiacere, vuoi compiacere tutti quanti, ma questo non è possibile perché ti snatura, ti toglie la tua naturalezza. Non puoi piacere a tutti, sti cavoli, io pure, cioè non è che posso piacere a tutti. Tra l'altro, se cerchi di piacere a tutti, sprechi una marea di energia inutile. E non serve, sinceramente non serve perché sei affettata, sei falsa, tu sei così, tu devi essere te stessa così come sei. Questo non significa ovviamente che non devi evolvere, perché è
essere se stessi non significa rimanere sempre uguali e non crescere. Io mi permetto giorno dopo giorno di imparare nuove cose, di cambiare. Io adoro cambiare, cambio alimentazione in continuazione, cambio tutto, cioè il cambiamento è la mia costante. Sembra un gioco di parole, ma è così. Però mi sono scordata quello che stavo dicendo. Ecco, non devi cercare di piacere a tutti, se ti senti diversa. Tu devi essere te stessa, ok? E dire quello che pensi senza nessun tipo di problema. Ti attirerai le persone che risuonano col tuo messaggio. Non saranno tutti, perché non tutti sono pronti ad ascoltare quello che hai da dire, come in questo caso io. Non tutti sono pronti ad ascoltare il mio messaggio. Ma non fa niente, perché questo non ti deve bloccare dal dire quello che il tuo cuore vuole farti dire, perché quello che tu vuoi dire in realtà non è quello che tu, per esempio io Georgia voglio dire, io ripeto, siamo dei canali e come tali i messaggi arrivano, ok? E quindi non devi aver paura di portare nel mondo, soprattutto se sono messaggi positivi ovviamente, di speranza, di fiducia, di amore, messaggi di pace. Ok, cioè, permettiti di liberarti delle cose che tu hai dentro, che senti di dover dire, in maniera ovviamente sempre, cioè non ti sto dicendo di andare fuori e sparare a zero sulle persone, assolutamente no. Parlare con amore, usando parole gentili e amorevoli, e soprattutto essendo da esempio. Tante volte le parole nemmeno tanto servono, sempre serve tanto il tuo esempio, quello che tu sei come persona. Alice dice, vorrei avere tempo per approfondire, mi affascina ciò di cui parli. Allora, io come approfondimento, ho il mio gruppo privato che si chiama Brilla come una dea, dopo vi metto il link, e poi penso proprio che farò dei corsi dal vivo, perché queste sono cose che le persone devono assolutamente sapere, perché ci liberano e ci portano a livello superiore di coscienza, e questo significa più felicità, più libertà, più libertà in tutti i sensi, anche più libertà economica. Poi magari ne parleremo in un altro video, Alice. Comunque, quindi sentiti a tuo agio, un angelo del reno si sente a suo agio con le proprie stranezze, quindi sentiti a tuo agio con le tue stranezze. Poi, ecco, questo il sesto punto è questo. Hai degli schemi relazionali frustranti. Che significa? Che, per esempio, non so se per esempio, hai dei genitori che sono emotivamente non disponibili, oppure quindi che non ti apprezzano, oppure che ti criticano, oppure ti attiri delle persone emotivamente non disponibili, quindi col cuore chiuso, oppure delle persone che hanno dipendenze, delle persone che praticamente che ti respingono. Ecco, ti voglio consolare, questa è una dinamica che si verifica appunto proprio perché noi l'abbiamo scelto. Noi praticamente prima di incarnarci abbiamo scelto di portare guarigione, ok? Siamo stati proprio inviati su questo pianeta per guarire. Dunque, avere una famiglia, che non ti supporta è una benedizione, è un modo per evolvere molto velocemente che abbiamo scelto. Lo so, dice, siamo masochisti. Sì, a volte gli angeli terreni sono un po' masochisti. Nel senso che comunque la sofferenza è anche un modo per evolvere. Ovviamente noi non vogliamo evolvere soltanto con la sofferenza, se no veramente. Però siamo stati inviati in queste famiglie, infatti tante volte tu non ti riconosci come figlio di questi genitori, perché dici, ma io che ci azzecco in questa famiglia? E invece tu c'entri, perché sei stato inviato per guarire quelle dinamiche di cui i tuoi genitori, la tua famiglia, insomma, che sono nella tua famiglia. Quindi
rallegrati perché c'è un motivo per cui non ti trovi a tuo agio con i tuoi familiari e soprattutto se sei in una relazione tossica, probabilmente te la sei attirata proprio tu, perché come angelo terreno a volte abbiamo questa sindrome un po' delle, soprattutto noi donne, delle croci rossine, che vogliamo cambiare una persona, ma ti do questa bella notizia, non è necessario stare in una relazione perché vuoi a tutti i costi guarire quella persona, anche no, non serve. Le persone guariscono quando si sentono pronte, ti chiameranno loro. Tu non devi stare con una persona perché dici no, io aspetto, cioè sto con lui perché lo voglio guarire, lo voglio salvare. No, non sta scritto da nessuna parte. Noi siamo destinati ad una vita di felicità, ad una vita di vibrazioni alte, di positività. Se stai con una persona che ha delle dipendenze, che possono essere droga, alcol, dipendenze emotive, eccetera, non sei obbligato a restarci perché lo vuoi guarire, perché quella persona, fin quando non lo deciderà lei, tu non potrai farci niente, ok? Stai soltanto sprecando la tua energia maschile, stai usando tra l'altro la tua energia maschile, quindi rientra nel femminile, lascia che quella persona faccia le sue esperienze, lascia che quella persona poi magari ti cerchi in un secondo momento quando sarà veramente pronta per guarire. Ho fatto e sto continuando a fare dei videocorsi sempre sul mio gruppo segreto Brilla come una dea, proprio per insegnare sulle relazioni. Ok, quindi se ti interessa approfondire questi temi, vai sul mio gruppo Brilla come una dea e iscriviti perché lì pubblico ora, tra l'altro a febbraio, farò un corso che si chiama sul come guarire, perché molte volte queste dinamiche dipendono dalle relazioni che abbiamo avuto con nostro padre, relazioni delle dinamiche diciamo di abbandono, abbiamo magari avuto dei genitori che ci hanno abbandonato, insomma, abbiamo delle ferite dentro di noi. Che continuano a essere, diciamo, a riaprirsi ogni volta che troviamo delle persone che sono simili al nostro padre, alla figura paterna che magari io non abbiamo avuto o che comunque non è stata presente. Vabbè, comunque di queste cose poi ne parlerò più approfonditamente in qualche altro video e sto pubblicando un videocorso che terrò nel mio gruppo Brilla come una dea. Quindi se ti interessa, iscriviti, lascio il link. Settima caratteristica che contraddistingue un angelo terreno. Allora, ecco, questa è una cosa molto bella. Le persone ti dicono che sembri che c'hai un'aura luminosa, che sembri più giovane, che sembri più. Perché praticamente noi angeli terreni, una volta che scopriamo di essere tali, praticamente iniziamo a curare di più noi stessi, a curare di più il nostro corpo, a curare di più la nostra spiritualità. Sono cose che a scuola non te le insegnano, però se tu sei un angelo terreno, sai nel tuo profondo che il tuo corpo è un tempio e infatti lo devi mantenere pulito proprio affinché le informazioni vengano canalizzate in maniera. Cioè, per canalizzare informazioni dall'alto, il tuo corpo deve essere pulito, ok? Quindi sicuramente se tu mangi bene, se ti curi, comunque sembrerai, cioè, la tua età, Anna, cioè, riuscirai a essere anche più giovane, a mantenerti più giovane, non solo con le creme, cremine, trucchi e trucchetti, ma proprio le tue cellule sono più giovani, la gente te lo dice, se ne accorgono. Quindi questo è un altro segno che sei un angelo terreno, se le persone ti dicono, ah, per esempio, a me spesso mi dicono quando gli dico che ho 33 anni, io per esempio mi vedo più grande, però di solito le persone quando mi incontrano pensano che io abbia, che ne so, 26, 27 anni. Io dico grazie, però sinceramente io le mie rughette le vedo, però comunque sono sempre stata molto attenta al mio corpo perché so che se mantengo il mio corpo pulito, i messaggi arrivano più chiaramente, sono più felice, ho più energia, mi sento più lucida anche a livello mentale, mi sento bene, non mi ammalo, non mi prendo una medicina da non si sa quanto tempo. Quindi se ora non lo stai facendo, ma stai guardando questo video, fallo. Sappi che è importantissimo mantenere il proprio corpo pulito per fungere da canale.
Molto spesso un'altra caratteristica degli angeli terreni è che hanno delle dipendenze, ecco, dici, sembrano cose contrastanti, invece si può succedere. Purtroppo, quando, diciamo, scopri di avere una missione, ti senti un carico da 90 sulle spalle e tante volte questo carico pesa troppo, cioè questo, come dire. La tua missione è troppo pesante, allora che fai? Sviluppi delle dipendenze, che ne so, ti attacchi al caffè, ti attacchi al cioccolato, al caffè non tanto, ma per esempio al cibo, quindi usi il cibo come valvola di sfogo per evitare, per scansare la tua missione. Oppure, per esempio, vai in relazioni, tipo, hai delle relazioni non sane, relazioni tossiche, con persone che ti portano via del tempo. Così tu hai la giustificazione per non svolgere la tua missione dell'anima. Oppure hai delle dipendenze dalla pulizia, stai sempre a pulire in casa, oppure ti lavi, cioè non lo so, fai delle cose per evitare di dedicarti alla tua missione dell'anima. Questi sono soltanto dei modi per evitare che hai il tuo ego, soprattutto la tua mente, adotta per evitare di dedicarti alla tua missione. Quindi sappi che se in questo momento tu sai cosa devi fare, perché se mi stai guardando tu lo sai già che cosa devi fare e qual è la tua missione, però non lo stai facendo, ti stai campando in aria una marea di scuse per evitare di compiere quella missione. Quindi, se in questo momento c'è dipendenze da cibo, dipendenze da eccesso di pulizia, dipendenze da persone tossiche che ti stanno rubando tempo ed energia, sappi che sono tutte scuse dell'ego per praticamente evitare di svolgere la tua missione. Riflettici la prossima volta che ti succede, perché a me mi succede spesso, per esempio, c'ho sta mania della casa pulita a volte, allora devo. Se non è tutto perfetto, se la cucina non sta perfettamente in ordine, certo, non è che devi, cioè, non è che ti sto dicendo di trascurare totalmente la pulizia della casa, ah, no, perché per esempio per fare dei bei video io adoro essere circondata dall'ordine, deve essere, adesso ti faccio una panoramica di sta stanza, dici ma che stai a dire perché ci sta un po' di casino, però essendo una persona molto creativa ho molti libri in giro, fogli, appunti. Vabbè, c'ho pure un po' di panni così, però fondamentalmente cerco di essere ordinata. Però questa cosa, cioè, non devi eccedere, perché la tendenza è quella di eccedere per proprio scansare la missione. Sappilo, sappilo. E che altro? Fammi vedere un po', perché ne ho scritte davvero tante. Ah, sì, sicuramente non ti piace discutere con le persone, quindi eviti di discutere, e quindi, perché comunque non ti piace l'energia negativa, infatti io sempre evito le discussioni, però poi studiando anche come essere assertivi ho imparato anche a, diciamo, tra virgolette, gestire le discussioni. E che altro? Hai una grande intuizione, quindi sai che hai un forte intuito. Sei una persona molto artistica, quindi ti piace la musica, ti piace cantare, ti piace creare, ti piace ballare, hai sei molto creativo, ecco, ti arrivano tante idee. E ti piace, un'ultima cosa, ti piace stare in solitudine. E questo è una cosa fondamentale, proprio te lo dico con l'anima, col cuore in mano. Se senti di essere un angelo terreno, sappi che devi prenderti il tempo per stare da solo, perché stare con gli altri è bello, ma io per esempio spendo tanto tempo da sola, trascorro tanto tempo, non lo so, a volte mi escono dei termini in inglese, spend time alone, a volte io trascorro tanto tempo da sola perché ho bisogno di rigenerarmi. Per esempio, stamattina io faccio anche un altro lavoro, ero in ufficio, ma l'ufficio era affollatissimo di persone. A un certo punto ho avuto un calo di energie perché noi come angeli terreni tendiamo ad assorbire molto l'energia degli altri. Mi sono sentita proprio stanca, ma stanca, stanca, stanca. Sono uscita fuori e mi faceva male la schiena, il collo. Quindi stai in solitudine. Appena puoi, se fai un lavoro, soprattutto che sei a contatto con gli altri, e spesso noi angeli terreni ci andiamo a invischiare in questi lavori,
per esempio, dove siamo a contatto con tante persone. Appena puoi, esci nella natura, vatti a fare una passeggiata negli alberi. Gli alberi soprattutto hanno un forte potere di rigenerazione, perché appunto ti devi ricaricare. Dormi anche 20 minuti il pomeriggio, però dormi, stai da solo perché ti devi ricaricare di energie. Ok, poi magari facciamo dei video su come appunto ricaricare le energie se sei un angelo terreno. Quindi, respira, cioè usa tanto il potere del respiro, fai tanti bei respironi con la pancia, col diaframma per rigenerare le tue cellule, perché assorbiamo tanto l'energia negativa degli altri, purtroppo, e ci abbiamo bisogno di stare in solitudine, di respirare, di stare a contatto con gli alberi, perché gli alberi hanno una frequenza proprio vibrazionale molto forte che ci purifica. Infatti, tante volte, non so se hai visto qualche mia foto che mi abbraccio gli alberi, perché gli alberi, tu dici, poracci, ci stai poveri alberi, gli stai scaricando tutta la tua energia negativa, ma non è così, perché gli alberi hanno le radici nella terra e ti puliscono. Quindi, quando tu gli trasferi, cioè tu chiedi proprio all'albero di pulirti, e non è una cavolata, prova e poi mi dirai. Ti abbracci quest'albero, l'albero risucchierà la tua energia negativa e la scaricherà nel terreno. Loro la disperdono. Infatti, hai visto la messa a terra quando tu dici ti metti a terra, oppure c'è questo il grounding, no? Questa pratica in cui tu stai con i piedi a terra per scaricare, perché cam anche camminare scalzi fa questo. Quando cammini scalzo per terra, soprattutto sulla terra, praticamente tu c'è uno scambio di energie. Tu gli sta, dai al ter, cedi al terreno tutta la tua negatività e il terreno ti restituisce la sua energia positiva. Provalo e poi mi dirai. Infatti, perché è così bello camminare scalzi sull'erba, a parte quella sensazione di freschezza, perché proprio c'è questo ricambio energetico. Quindi, se sei un angelo terreno, ti consiglio di stare a contatto il più possibile con la natura. Bene, io sono convintissima che questo video vi sia stato utile. Scrivimi qua sotto qual è quella caratteristica che più hai sentito tua durante questo video, e cioè scrivimi anche se hai domande per approfondimenti, eccetera, perché mi piace ascoltarvi e esservi di aiuto. E se ti è piaciuto questo video, comunque condividilo, così sempre più persone, insomma, vengono a conoscenza di queste informazioni che sono utili per me, almeno sono state utilissime, e quindi condividilo. E poi questo video sarà pubblicato pure su YouTube, quindi se ti è piaciuto lasciami un bel pollicione anche qua, cioè lasciamelo pure qua tu che stai su Facebook e mi hai seguito da Facebook. E niente, ti do un mega mega bacio. Ah, ecco, un'ultima cosa, iscriviti ovviamente al canale, e se non l'hai già fatto, e ci vediamo il prossimo video, va bene? Un bacione, ragazzi, buona serata, buonanotte, anzi.